Il progetto si chiama Mittel Foto e inizia con dedicando, diciamo, questa apertura alla Polonia, quindi sei giovani fotografi polacchi che abbiamo scelto insieme a Carolina Kovács dell'Università di Genova per far conoscere un po' così l'estetica della fotografia polacca, che è molto diversa secondo me dalla nostra e è molto interessante, io credo, poterla vedere. Naturalmente questo è soltanto l'inizio di questo progetto che, essendo non particolarmente finanziato, avrà uno sviluppo, almeno in una fase iniziale, soprattutto su internet, quindi attraverso Facebook e attraverso un sito internet che sarà disponibile pubblicato entro, diciamo, la fine di questo mese. L'indirizzo del sito è www.mittelfoto.it. Sarà una piccola stanza della fotografia per i fotografi, diciamo, i videomaker dell'Europa centro-orientale, che hanno una grande creatività, quindi penso che sarà per tutti gli appassionati, ma non soltanto gli appassionati di fotografia, molto interessante conoscere queste giovani realtà europee. Lascio la parola a Carolina, che vi presenterà brevemente questi sei fotografi, e poi passeremo a visionare un filmato che poi rimarrà qui all'interno dello spazio della Fiera dell'Est, che naturalmente ringraziamo per averci ospitato, in visione fino alla domenica, quando chiuderà la fiera. Vi ringrazio ancora e vi do l'appuntamento sul sito quando verranno pubblicati anche altri fotografi. Grazie. Buonasera a tutti, scusateci il ritardo. Allora, giusto due parole di introduzione. Per quanto riguarda gli artisti che vengono presentati oggi, li possiamo dividere in due categorie. Una sono Anita Andrzejewska e Andrzej Pilichowski-Ranio, che sono un po' più maturi, sicuramente riconoscibili a livello nazionale polacco, sicuramente, entrambi fotografi ma anche illustratori di libri per bambini, nonché viaggiatori. Invece, per quanto riguarda la seconda categoria, tutti e quattro, quindi Irena Kalicka, Kamila Szopa, Łukasz Prus-Niewiadomski e Agnieszka Szuścik, sono assolutamente giovanissimi, nati a metà degli anni Ottanta, quindi poco più di ventenni. Tutti e quattro sono o studenti dell'ultimo anno oppure laureati presso la Scuola Nazionale Polacca di Film, Televisione e Teatro, la scuola più importante polacca in questo ambito. Tutti e quattro, a parte, nonostante l'età, a parte la fotografia, si occupano anche di video, di grafica, di trucco e di illustrazioni. Tutti gli artisti che presentiamo oggi, tutti e sei, sono conosciuti in Polonia, tutti quanti hanno presentato i suoi lavori nelle diverse mostre, sia individuali che collettive, non solo in Polonia ma anche in Europa. Alcuni saranno visti per la prima volta in Italia. Li salutiamo calorosamente, anche se non ci sono presenti qua con noi fisicamente. Grazie e buona visione, per un proseguimento.